Ed eccoci di nuovo in onda sulle fonti TV per parlare di un tema davvero complesso, quello del cambiamento del mondo del lavoro e delle nuove sfide che attendono i protagonisti delle risorse umane, un tema di estrema attualità a cui dedichiamo degli spazi informativi e addirittura anche un forum annuale a Palazzo Mezzanotte per fare un po' il punto, vista la complessità, ecco, di quello che stiamo attraversando. E quest'oggi lo faremo con una gradita ospite che è venuta qui in studio a trovarci, ovvero Federica Bernero, Head of People and Culture, gruppo Sanders. Benvenuta e grazie naturalmente per essere qua. Grazie dell'ospitalità. Bene, allora Federica, diciamo innanzitutto che il ruolo, ecco, del direttore, delle risorse umane è già in questo momento e sarà sempre di più in futuro, un ruolo da protagonista accanto naturalmente ai ruoli, dirigenziali, anche perché insomma, il vero motore poi del cambiamento sono le competenze delle persone, i nuovi, ecco, protagonisti delle aziende. E, i professionisti delle risorse umane, abbiamo detto, hanno tante sfide da affrontare. Forse, e questa è la prima domanda che ti faccio, quella più complessa è il cambio di mindset e esattamente ecco in cosa consiste. Beh, innanzitutto la sfida è complessa ed è anche molto attuale, nel senso che al centro dell'agenda ormai post-pandemica delle risorse umane e delle aziende in generale c'è un po' il concetto di benessere al centro. Le più recenti statistiche, penso al Top Employer World of Work, che è l'ultima statistica pubblicata, conferma in effetti che questo tema è centrale, e addirittura centrale passare e shiftare davvero da una esperienza della persona in azienda non più solamente people centrica, ma proprio basata sulla persona, con un approccio molto studiato anche sulle esigenze e sulla capacità di ascolto delle persone. È chiaro che in questo mindset, con il benessere al centro, è necessario un po' rivedere, o forse meglio ricordare quello che è poi importante per sostenere il cambiamento di mindset, nel senso che la cosa interessante è che, mentre per tutti è molto chiara che nell'agenda delle risorse umane questo tema della persona e del benessere della persona a tutti i livelli organizzativi è importantissimo, in realtà altri studi ci raccontano che solo un'azienda su due, in termini di strategia, in termini di piano, mette a punto un vero e proprio piano per mettere al centro il Certo. benessere, quindi anche per spostare, per favorire un cambiamento di mentalità, un cambiamento di mindset. E questo è proprio, dal mio punto di vista, centrale, nel senso che una strategia che rimane solo sulla carta, molto ben definita, ma senza un vero piano dedicato alla cultura aziendale, fatto davvero di azioni molto, molto visibili, consente in maniera molto limitata poi di favorire davvero quel cambiamento di mentalità. E quindi qualsiasi trasformazione, parliamo di mindset, ma parliamo anche di modi di lavorare, è destinata a fallire se non si ha davvero in chiaro, lato amministratore delegato, lato CEO, ma anche lato leadership team, che questo tema del benessere deve diventare un piano strategico per l'azienda. Rispetto a cosa serve o agli ingredienti per favorire questo cambio di mindset, io do delle risposte molto semplici da raccontare, poi molto difficili da portare avanti, perché molto spesso è un piano che richiede tanti anni, molto spesso le aziende non hanno questi tempi, però è importante avere la consapevolezza che, essendo anche la cultura, il mindset è al centro, un elemento molto implicito nell'organizzazione, anche molto difficile da rendere concreto, ha necessità un po' di una serie di azioni evidenti da parte del gruppo dirigenziale. In primo luogo sicuramente parlo di leadership condivisa, si parla tanto di leadership diffusa, ma il concetto è abbastanza vicino, perché in realtà per cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone in azienda non basta semplicemente dichiarare qual è l'aspettativa in termini di comportamenti, ma bisogna realmente approcciare le persone in azienda con un ascolto realmente inclusivo, e che mette tutti al centro di questo esercizio organizzativo. Quindi c'è bisogno davvero anche di un'idea di successo che il mindset deve avere, una sorta proprio di piano, qualcosa che si concretizzi in Certo. azioni, comportamenti e mentalità.
La seconda cosa che secondo me a volte viene un po' meno o viene sottostimata è il valore di agganciare a questa leadership condivisa degli obiettivi sfidanti. Obiettivi poco chiari o poco sfidanti generalmente producono risultati poco chiari o poco sfidanti. Quindi qui è molto, di nuovo, molto semplicemente si tratta di dire non solo qual è il mindset, qual è il comportamento, quali sono i behaviors che vogliamo promuovere, ma come li identifichiamo e li concretizziamo. Quindi ad esempio parlare di collaborazione con le persone e potenziare questo tema, che è un classico comportamento delle organizzazioni moderne, la necessità di collaborare a più livelli organizzativi, rimane un po' qualcosa scritto sulla carta se poi non viene agganciato a degli obiettivi che le persone devono avere nel far sì di mettere a punto questi comportamenti. Nella pratica concreta, certamente, sì, perché è vero che soprattutto dalla pandemia in avanti, ecco, si è tornati a parlare tantissimo del benessere lavorativo, ecco, della persona al centro, però come ci dici, tutto questo a livello teorico interessantissimo, ecco, da affrontare, deve però avere poi una ricaduta a livello pratico, a livello appunto di obiettivi, a livello di leader. E qui diciamo introduciamo anche un po' il secondo tema che dobbiamo affrontare, una leadership che i tempi, ecco, vogliono diversa rispetto al passato, anche perché c'è un gruppo di lavoratori differente che si trova all'interno dell'azienda, e uno, insomma, delle caratteristiche più peculiari è quella della combinazione di persone che appartengono anche a generazioni diverse, quindi ecco, questa è anche una sfida. Quindi ecco, ti chiedo in seconda battuta, quali sono le caratteristiche di un buon CEO, quali strategie deve adottare, però ecco, ricordando che ormai non si parla più solo di CEO, ma si dovrebbe parlare di un'accoppiata, cioè appunto anche del direttore delle risorse umane. Sì. Beh, allora, il tema delle generazioni in azienda è un tema molto affascinante. Oggi le aziende, diciamo, più fortunate hanno addirittura 5 generazioni da gestire, 5 generazioni di lavoratori. Questo pone tantissime sfide. Molto spesso la narrazione sulle generazioni in azienda è stata molto spesso raccontata in termini oppositivi, mentre invece a me piace parlare di compresenza, quindi come fare in modo di diversificare e adattare anche le politiche e le strategie ad una popolazione attiva che invecchia, in maniera anche da includere le nuove generazioni. Quello che a me piace pensare della figura del CEO e anche della figura di HR, quello che qualche mese fa qualcuno ha definito come Chief Design Officer, no? Quindi l'amministratore delegato come quasi un creativo che insieme ad un co-designer, che in questo caso è l'HR, che mi permetto di dire negli ultimi anni è uno dei veri coprotagonisti del ridisegno della cultura organizzativa, entra in gioco non solamente per la sua dimensione visionaria, ma proprio anche per dar forma alla cultura organizzativa insieme all'HR, insieme al gruppo dirigente. Quello che è importante, proprio ritornando al tema della compresenza, è un po' che l'amministratore delegato e tutto il C-level abbiano in mente una serie di elementi che secondo me sono anche vincenti per una strategia che proprio includa e valorizzi tutte queste generazioni in azienda. Il primo è un po' l'adattabilità delle politiche aziendali, no? Non è più il tempo di creare una procedura uguale per tutti, una regola uguale per tutti, ma quello che una vale, personalizzazione. Esatto, quello che vale in una latitudine può non valere da un'altra parte, esattamente come per le generazioni. Poi un tema di responsabilità sociale, che non è solo l'impatto sul territorio, sul pianeta, che un'azienda ormai persegue anche come statuto, ma è proprio un ruolo dell'amministratore delegato e anche dell'HR, un po' da quasi influencer, no? Una persona politicamente attiva nel senso più ampio del termine, che prende posizione, che in qualche modo dà la direzione della sua visione anche attraverso affermazioni molto personali, cioè anche la personalizzazione, quanto l'amministratore delegato entri nel merito anche di temi
non così fortemente lavorativi, no? Più valoriali, più di credenze, è una cosa che dal mio punto di vista è vincente anche per portare le aziende a includere tanti punti di vista e tante generazioni. Certo, rispettando appunto esigenze che sono diverse, abbiamo sottolineato più volte, insomma, come le generazioni più giovani puntino molto sulla flessibilità, magari ecco, quelle che appartengono a un'epoca diversa hanno altri valori come la stabilità, la sicurezza, lo stipendio, insomma c'è tutta una cultura che sta cambiando. Federica, veniamo a un ulteriore aspetto, questo specifico e direi molto importante nella catena, ecco, che riguarda proprio i nuovi ingressi nelle aziende, e parliamo dell'onboarding, che è l'ultima fase, ecco, del recruiting, ed è una fase particolarmente importante perché poi ecco da lì si stabilisce insomma anche il grado di retention. Sappiamo che una delle difficoltà adesso delle aziende è proprio quella di trattenere i talenti ed evitare questo continuo turnover. Anche qui stiamo molto nel concreto, parliamo ecco, di quali sono le strategie più efficaci e soprattutto quali sono gli errori da evitare. Beh, allora, intanto l'onboarding è un viaggio ed è il primo errore da non fare, cioè sottostimare l'effetto di retention ma anche di integrazione delle persone in azienda, soprattutto in un periodo in cui si fa così fatica a reclutare talenti e momenti in cui a volte si eccede anche nella fase di reclutamento in un racconto che a volte ha dei dettagli anche non necessariamente così rispondenti alla realtà. L'onboarding invece è un po' la prova dei fatti. Come dicevo, un viaggio, un programma non può essere inteso e non può essere confuso con un induction, che invece è qualcosa di molto puntuale, molto legato alle procedure, che normalmente impiega pochi giorni di tempo di orientamento della persona. L'onboarding invece integra almeno quattro dimensioni, quindi non solo la parte compliance, ma anche una serie di altri aspetti molto più soft e anche legati allo sviluppo della persona in azienda, che se non vengono considerati rappresentano appunto il famoso errore. Parlo per esempio della chiarezza del ruolo, cioè nell'onboarding è importante fare esattamente capire alla persona che è arrivata in azienda anche che cosa ci si aspetta, quali sono le competenze, le mansioni e gli obiettivi. Esatto, le competenze su cui dovrà lavorare. La parte connections, quindi il network, gli alleati, i partner che avrà a disposizione, quindi la rete di relazioni che dovrà costruire, e anche ovviamente l'elemento culturale. Diciamo che dal mio punto di vista l'onboarding deve essere sempre di più visto come un investimento di lungo periodo che si fa sulla persona, che in qualche modo deve arrivare alla fine di questo percorso non avendo solo chiaro gli elementi di compliance, cultura, chiarezza dell'obiettivo e connessioni, ma soprattutto se i valori di questa azienda risuonano nel suo modo di lavorare, nel suo modo di sentire l'azienda, quali sono i suoi punti di forza, cioè anche si deve già parlare di sviluppo in fase di onboarding, e come assomiglia, che forma ha il futuro di questa persona in azienda. Quindi l'onboarding non è solo fornire strumenti per orientarsi nel primo periodo in azienda, ma è proprio già lavorare sullo sviluppo della persona in azienda. Ecco, io mi sono segnata due parole chiave, appunto la chiarezza, che è fondamentale sin dall'inizio, e poi ecco i valori, i valori, la corrispondenza tra i valori aziendali e i valori personali, che poi insomma è quel match che consente al lavoratore di sentirsi proprio ingaggiato, ecco, completamente. Federica, io ti ringrazio davvero, ecco, per questo tuo intervento. Ricordiamo, il dibattito ecco sull'evoluzione delle risorse umane è sempre aperto, quindi noi ti aspettiamo nuovamente per continuare ad approfondire ecco questo tema, che è estremamente attuale e interessante, abbiamo detto, in continuo via di sviluppo e soprattutto cercando di dare anche delle soluzioni pratiche, concrete, non mantenerci solo a livello teorico. Grazie ancora a Federica Bernero, Head of People and Culture, Gruppo Sanders. Grazie a voi. Grazie. Bene, questo nostro Instant Focus termina qui. Non alla programmazione di Le Fonti, che continua, quindi mi raccomando, restate con noi.